Hello, ci siamo, vediamo un po' con i volumi, aumentiamo, diminuiamo. Olè, olè, alù, alù, alù. Olè, perfetto. Galactiker, non so se si pronuncia così, aspettavo questo gioco da un anno sano. Salve a tutti, qui è Draigor, o Domenico. Draigor è più il nickname. Draigor Zero. Ora io dovrei un po' abbassare i volumi di gioco perché ogni volta io ce l'ho sempre alto. Ok, e però lo alzo da qua. Comunque si dovrebbe sentire. Quindi, aspettavo sto titolo da un anno, ho seguito i vari sviluppi attraverso il canale YouTube degli sviluppatori. Ed ero molto molto curioso. Tant'è che proprio quando hanno dato la data d'uscita ero molto molto contento perché è stata tutta una cosa all'improvviso, no? Ho detto il 24 perché uscì il 24, è uscito il 24. Io l'ho recuperato il giorno stesso, ma non ho avuto tempo di portarlo. Infatti, perché comunque era uscita anche la demo di Enotria, c'erano altri titoli e anche poi casini miei privati, lavoro e cose varie, le solite cose, niente di preoccupante. E per il resto comunque proviamolo, vediamo un po' com'è. Sono abbastanza curioso. Sistemiamo un pochettino tutto, ascoltiamo un attimo l'audio. Sistemiamo un pochettino tutto, ascoltiamo un attimo l'audio. Forse alzerei un pochettino l'audio di gioco, del gioco, poco poco. Allora, iniziamo. Io ovviamente non so nulla. Hospital Raiding, chapter, capitolo 1, orientamento. Greetings, Director. Let me be the first to congratulate you on your appointment. Ms. Orion and I are excited to see how you'll rise to the occasion. We're establishing our first facility right here in orbit around Earth. Ms. Orion is already on site. Let's get this thing kicked off, shall we? Ok, sempre andare indietro, si può ricominciare. Sandbox, interessante. C'è il rating di come siamo, di come sta andando. Se faccio R1 non mi fa andare avanti né indietro. Giustamente queste sono tipo missioni tipo di storia di gioco. Allora, partiamo. Ok, ma io posso muoverla quella cosa? No, ok. Benissimo. Mi intrigava molto comunque questo titolo. Fatto di. Anche perché mi ricorda comunque una serie di Prime che uscirà da poco, Glistening before you and silhouetted against the green marble of Earth is Galactica's newest high orbit station and eh? Ok. your first hospital. I'm Ok. Heal, the AP assigned to all of Galactica's extrasolar operations. Think of me as your personal assistant, for it is my Perfetto. duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies and excretions. Medibots on standby, Director. Before then, Ms. Orion wishes to fire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment Mi vedete now. guardare di qua è perché c'ho lo schermo Yeah, gigante that's anche di qua, good. quindi guardo un po' tutte e due. Incoming calls. We'll wait indefinitely. Take your time and answer them when you are ready to continue. Some character may react to waiting in unexpected ways. E beh, risponde al telefono. Vabbè. The prompt at the bottom right of your user interface will answer her call. There's no rush. Contacts will wait for you to answer. Bonjour, guten Tag.
Moshi Moshi, Director. And welcome to Galacticare. It's time to bring this dream of ours to life. I can't wait to see this hospital up and running. Personally, I'm not one for all this nitty-gritty management stuff. I'd much rather be in the lab. So that's why you're here. Remember, if you ever feel lost, you can review your objectives in the top right corner of your interface. Take it away, Heal. Thank you, ma'am. Okay. Director, let's start with a particularly fun section. Calibrating sensors and perspective. Yes, we'll be panning, rotating, and even zooming your camera. Beh, classico, tipo The Sims proprio. Your objectives should be displayed now. If they're not, then everything is broken, and it may be simpler for you to resign. Look at us go, spinning around like a gyro. I feel vaguely ill. Now, there was something else I was supposed to be doing. Oh, yes. There's the hospital. Patients and preventing death. Profit. And so on. Va bene, va bene, va bene. Oddio, che ho fatto? Gli ho tolto il volume. Oh, cazzo! Diagnosis room. Let's first place a reception desk so that we can process patients as they arrive. I've hired play reception desk. Ok. Objects reception reception non mi viene, non riesco a pronunciarlo. Reception, ecco, bastarda la vita che non riesco. Allora, dove dobbiamo mettere sta roba? Che impresi al blocco, ma qui non dovrebbe essere. Empty spaces are oddly captivating. We do occasionally need to build things in order to provide the healthcare. A reception desk in this case. Fammi vedere com'è. La reception, allora, la possiamo mettere che inizi, la trovi qui, un po' una cacchina, ecco. Non mi veniva. Io non posso neanche metterla là sotto. Ma posso chi tipo? Vabbè, vediamo. Cioè, io potrei metterla paradossalmente anche qui. Ma se la metto qui, tipo, che tipo entrano e mi ritrovano subito. Easy. Wonderfully placed. Now all we need is a diagnosis room. Ms. Orion should be calling with the details momentarily. Dovrebbe essere... Ah, una chiamata, ok. The diagnosis room is our patient's first step on the road to recovery. It's where we evaluate what's gone wrong with their meaty chiaro bodies. Also, tiny spinny drones come out of it, which is very cool and entirely necessary. Abbiamo comunque anche un budget da quel che vedo comunque. Allora, diagnosis. Con l'inglese proprio, ragazzi. Let's get that diagnosis room up and running. If you're ever unsure what to do, select any of your sì, beh, ho capito, devo... Ma lo devo mettere per forza in questo posto così lugubre. Posso modificare la... Esatto. Ma io qui non posso, qui non, è, non posso perché è inaccessibile. Quindi si inizia proprio dalla base. Allora io lo metterei... Boh, così faccio, perdo tanto tempo. But we will also need a diagnosis room, lest our patients be left to wait themselves to death. Fatto. Due to my mandate, I can but applaud your unconventional take on healthcare. Ah, ma l'ho messo, e ora? Build a new scene. Non l'ho messo quello giusto? Oh cazzo. Scusate. I'm sorry. Ma si possono fare i muri? Ah, quella, questa, eh. Ok. With the room selected, you can now begin to place the blueprint. Choose a starting point, shape it to your desired footprint, and click build to confirm. Build. La metto qua. Oh cazzo. Dovrebbe andare. Ma è un muro, tipo. Ah. No. Build vabbè. Ah, l'ha chiuso. Chiaro. Chiarissimo. Io faccio così.
Ah, devo farlo grande. Come si torna indietro? Cazzo. No, sì. Ok. Ora ho capito. Quindi io devo proprio costruirla. Quindi facciamo. Ma questa cosa è intrigante. Beh, fammela continuare a costruire, però. Che cazzo. Figo. Wonderful. However, an empty room will not by itself facilitate No, no. First place vabbè. A door, and then the room's required objects. In the case of diagnosis, we need a desk and a display. Your construction display will show you simple, easy methods to improve your room's value. Potted plants are all the rage at the moment. Not my cup of tea, personally. Now, a replica of an XTC 5000 block engine. Well, my word. Vabbè, dai, figo, no? Nonostante tutto, figo. We need a treatment room. Mr. Ryan will be in touch with the juicy details. Allora, aspetta un attimo. Ok. Ascoltiamo. Devo vedere anche la chat, no? An exoskeleton, or nothing at all. The skin lab uses proprietary chemicals to coat our patients in a gentle foam, which strips off their outsides and rebuilds them from scratch. It's relatively painless. I use the skin lab instead of a shower sometimes. Davvero? È un 3x4. Ok. Eccolo qua. Beh, io buildo come mi pare, tipo la faccio gigante. Perché? Ah, no, 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 yeah. Ma potrei buildarla, tipo, no, no, farebbe schifo. È una 3x4, in teoria. Così dovrebbe essere, no? Oh cazzo, mi sa che non ci basta. No. Aspetta. No. Non sto spendendo soldi, vero? No. Facciamo. Non ho cambiato nulla. Maledetta la vita. Allora, riproviamo. Facciamo. Così. Ok. Che bello, mi ricorda tanto The Sims sto gioco per certi versi. E voglio vedere poi come va avanti, perché stiamo costruendo adesso l'ospedale galattico. Questo è solo l'inizio, praticamente. Voglio dei pazienti pure. Ma manca qualcosa. Esatto. Immaginavo. Ok, let's go, fammi vedere come si fa. Ok, si va di sempre al solito. Ops, no, si è bloccato. Ah no, sono io che... Ok. And there they are, Director. You can see their name, species, and traits that are unique to them. We currently have old and human candidates, and are restricted to them for reasons which I can assure you are culturally sensitive. I'm certain you'll come to find the unique traits of the galaxy's different sapiens particularly helpful for your work. Choose a candidate when you're ready. Perché dovrei scegliere gli umani? Ma porca puttana, no.
C'hanno pure i nomi, ma dimmi che si possono modificare i nomi, ti prego. Ma lei mi sembra simpatica. Facciamo un uomo, cioè un umano e un alieno. Questa è la mia scelta. Abbiamo preso un'aliena e prendiamo un uomo. Ma sì, dai. Let's go. Excellent work. Your new staff will set about their tasks in your rooms, aiding our soon-to-be patients. Doctors gain experience as they work. And okay. More experienced doctors are, as you'd imagine, better at things. Due to capitalism, staff require payment on a regular basis. Chiaro. So be sure not to overhire and inflate your expenses. An excellent set of rooms and doctors, Director, that will surely excel at treating patients. You should be commended for your ambition. Speaking of which, your legally mandated commendation, known in human society as payment, is yours to claim. Ah. Oh, wow. We're ready to open the hospital. Let's see if we can't get our patients back to their rent pods in one piece. Allora, aspetta. Fammi uscire da qua, così, ah, con la freccetta si faceva, no, close e freccetta, no, close e basta, ok. Quindi adesso io e noi possiamo aprire lo triangolo, let's go. Sì, sì, tanto abbiamo fatto tutto. And away we go, time to treat some of these poor fellows. Patients are arriving now, Director. They shall scuttle about our hospital and deposit their various detritus within its once sterile halls. Okay. The old are a curious bunch. Although they're all clones, they revere old age, competing with each other to see who can live in any one body the longest. Once they retire What? From their dreams of galactic empire, they developed an odd fascination with humanity. It began with crop circles and cow abductions, and ended up in appropriating the most problematic parts of 1950s Earth culture, surf rock, and traditional gender roles. Okay. Questa è una specie carino, molto wow. E ora come funziona? Fammi vedere. Quindi ora lei va lì, no? Ok, chiamata, vediamo un po'. Humans, we love them. They are us, sometimes. Not always, though. Grazie. Are a lot of things, and one of those things is that they're social beings. They'll improve our influence whenever they complete treatments. Also, they've accidentally engineered a dystopia where corporations have become kingdoms. So that's great. Sorry. That's a conversation for another time. Okay, Adam. It appears we've received a patient with a shattered arm. Let's inspect them and see if we can't mend their appendage. Ma che cazzo? That is a patient, Director, although not the right one. Not to fear, I won't recommend you for sensitivity training. Yes, it's over. Behold the patient panel. I've highlighted the condition track. This fellow's condition requires them to be reboned, and for that, we'll need a boning chamber. Chamber, a retrofitted mining machine which chomps fresh minty new skeletons directly. Ma che cazzo, è bellissimo. An assistant engineer fitted the schematic with internal cameras for personal reasons. That'll okay. Teach me to poach staff from Salazon. Anyway, that's all fixed and it's mostly safe. Mostly. Okay. Let's build this all. The boning chamber. A fine room indeed. I do rather admire the machine in there. Rather charming, actually. I think I'll call him Harold. I haven't the foggiest idea why. Oh, caspian. Il tempo dovrei togliere. Vabbè, facciamo bom 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 bom. No, sbagliato. E facciamo. Da qua, partiamo da qua.
You may find yourself running short on space in our initial hospital area. You can expand to other nearby areas by selecting them and paying a small fee. To whom, I'm not sure. Well, now that we've got a few treatment rooms up and running, let's talk about keeping our staff and patients happy. Let's inspect one of our doctors to grasp the full extent of their needs. Hi there! Through this panel, we can see the various qualities and needs that define our doctor. This is their mood. A happy doctor will perform their job efficiently, whereas an unhappy doctor is more likely to make mistakes. If their mood gets too low, they may simply leave. You can see the various thoughts and feelings impacting their mood here. For example, witnessing the death of a patient may result in a degree of momentary sadness. Physical needs, like hunger and energy, are fulfilled by vending machines, staff lounges, toilets, and so on. By the looks of things, this individual needs to unwind in a staff lounge. Ah, okay. This one's pretty straightforward. Beh, per farli rilassare, farli stare tranquilli, beh, ci sta. Sì, sì, okay. There's a fire pit in everything. We considered a mindfulness cue, but people found the idea nightmarish. So they get this instead. I don't get it. I love the cube. I'll go in there sometimes just to scream at the walls. Great de-stressor. Okay. We'll need to build a staff lounge, lest our employees descend into absolute madness. We should also ensure we provide both staff and patients with places to sit, something to eat, and toilets in which they may relieve themselves. Cacchio. Okay. Potevo farlo molto meglio, sinceramente, però va bene così. Ah, ma potevo scegliere, vabbè, dai, dai. Poi lo sistemiamo meglio. C'è qualcos'altro? Vending machine, what? No, no, no. Ok, qua lo posso mettere. No, qua. Ah, questo è proprio così, a cerchio, va bene, intrigante. La toilet, oh, cazzo. La posso mettere da qualche parte? Non è proprio il massimo metterla qui. Forse era meglio farla più grande sta stanza. Cazzo. Ah, così posso stoppare il tempo. Grande. Ecco, se io clicco sulla toilet, tipo, se la volessi... Perfetto, sì. Ho sbagliato! Non ho eliminato tutto! Volevo eliminare tutta la stanza, porca puttana! Vabbè. Recreate. Abbiamo perso soldi, sicuro. 100%. Staff lounge. Poverino questo, no! Vabbè. Comunque. A sto giro sappiamo che... Devo essere bravo a mettere sta roba. Posso mettere qualcos'altro a posto di questo? Ecco appunto. Ad esempio. Poi. C'era la toilet, dov'è? Dagli un bagno a questi poveri disgraziati. Dov'è? Ed io con queste cose qua mi diverto un sacco. Adesso inizia. Dai, dove cacchio è il bagno? Dammi il bagno. Cabinet, left arm.
Campord, no. No. Prima me l'aveva sbloccata però. Mettiamogli un altro. No. Cioè io l'avevo confermato. Esatto. Io adesso ce lo dovrei avere, no? Dovrei poter. Esatto. Ne posso mettere qua, intendo, sì. Non so se è proprio molto, molto figo, ecco, avere un bagno lì, però. Ma sì, un quadro, tanto per farli rilassare un po'. E se ce li ho? Boh, le posso mettere? Sì. Va bene. Cioè, ancora devo comprare. Base vending machine. Io non sto guardando l'obiettivo, sto guardando il divertimento praticamente. Di poter mettere roba. Esatto. Place seating. Beans. Place seating, ma già l'avevo messi. Ah, questo dovrebbe essere. Oh cazzo. Ma non era, non vale, non place vending machine, place toilets, place D beans. E ora? Come faccio? Edit room. Ah, posso spostarlo, perfetto. Allora, io adesso vado di nuovo qua, no? Reception, cabinet, no, è qui. Ceiling. No? È quasi. Ma che cacchio? Voglio le metto qua, va. E voilà. Your required facilities have been installed and the number of organics who have relieved themselves in the hospital has slipped under the bar for legal concern. Bravo, director. You have provided everything organics need for a state of mild comfort. Ok, abbiamo recuperato i soldi. Trigante. It's time to meet your marginally useful maintenance. This is a medibot. They've been purchased at low cost and reprogrammed to maintain our equipment and clean up various forms. I robotini, bene. The robot is waving. Medi, are you waving? Are you waving your awful little hands? It appears that Medi wishes to speak to you. Not to worry, I doubt it has much to say. Hello, new director. It's me, Medi. Heel says I'm a toaster, and that I might actually be useful if I was dropped in someone's bathtub. Yes, that comment is slightly off out of context, Director, but you may rest assured that Medi has no clue what's going on. Well, I guess so. Also, Heel keeps saying I'm a fake boy, and being programmed to imitate humanity is a disgrace.
He's my best friend. You don't have any friends because you're not real. No, I do. Cuz you're my friend. And so is this giant creature who's about to eat the station. Okay, so. What in the world is going on? Hello there. Non sembra un amico allora, perché ha detto hello. Oddio. E ora? I think it's okay, Heel. It's just a really big alien. Infatti, ma è fichissimo il design. Secondly, please refrain from use of the term alien in reference to non-human sapiens. Director, the alien is somehow hailing us. Ma è bellissimo, guarda quello che tocco. Pare i dettagli, che figo, guarda le robe che c'ha sopra. Sì, ora lo prendo il telefono. Guarda che tocco però, è bello. Dai. Electronic and eukaryotic persons of Galactica. I am Bazanor of Sorgoria. Baz is also fine, in the interests of brevity. I developed these painful glowing spots about 4,000 years ago. I wondered if you could come and have a look at me. Director, this is an opportunity we can't pass up. Colossals are notoriously elusive. Few even get to talk to them, let alone get all up in their biology. Let's help him out. First, you'll need to dispatch a ship from the shuttle bay to take a biopsy. That'll let us take a look at all the deliciously novel gubbins inside our new friend. Asuno Baz to his friend. Baz. The shuttle is now ready for your dispatch order, Director. Okay. Sometimes a problem is too big for the hospital. E l'abbiamo capito. And you need to dispatch the shuttle in order to deal with it. In the vacuum of space. You can do this by finding the icon above the shuttle by and hitting X. Okay. Bene. La stiamo mandando per aiutare il nostro amico Buzz. Comunque, mamma mia, complimenti. È bello, però è veramente intrigante il gioco. Ed è solo il tutorial. È proprio come me l'aspettavo. Quindi, bravi. Away she goes! Our shuttle will collect the sample from Baz via a gentle, non-invasive surgical translocation beam. It feels great. Like scratching an itch. Don't ask me how I know. Ooh, that feels nice. A bit like scratching an old itch. Told ya. Ovviamente. Che belle le musiche, porca miseria. Belle, belle. Ok. The shuttle is back with the sample we just took. It'll now be unloaded from the shuttle in an adorable canister. AI-driven medical devices, which behave much like patients do. Just with less, you know. Brains. We'll need to send it to diagnosis to figure out our next steps. Remember, you can always select the relevant task in the objective window for more information. Allora, process diagnosis. We want that canister to make it through its diagnosis as quickly as possible. Fortunately, you can set it as a priority. Hit the priority button here to make sure the canister is seen to as quickly as possible. Prioritizing a patient or canister in this manner will place it at the front of any queue it joins. You should use this for, well, anything you like, really, but emergencies in particular. Ah, quindi, okay. E si devono muovere, quindi, per forza, perché in priorità... Qua che abbiamo, come funziona? Stanno lavorando. Io occupo tutto lo spazio, ho messo tutte cose a cazzo, però... Poi... Più in avanti me lo lavoro meglio. Comunque, boh, tanta roba. Dovrei assistere meglio dal vivo a quello che succede. Ma intanto però godiamoci. Ecco qua, sta andando, brevissimo.
Noi possiamo andare più veloce il gioco? Questo ancora non l'ho capito. No. O almeno non lo so ancora. Ok, processato. Baz's skin is remarkable. I've already identified 7 brand new proteins. This will redefine our understanding of what meat can be. Despite his freaky space flesh, I don't see why we couldn't fix him up with a new cocktail from our skin lab. Now it's time for those canisters to go in the other direction. Let's fill some up, load them into a shuttle, and hose down our new friend with a pharmaceutical cocktail strong enough to melt turbo steel beams. Tutti priorità, vai, dobbiamo salvarlo. Cazzatissimi, perché giustamente la priorità è mia, chiaro. Carina anche questa cosa. Ah, io ho problemi, dovevo entrare io. Ma perché, com'è questo qui? È fighissimo, è tutto galattico. Ah, ma ci sono altre specie, tipo? Guarda questo che va, tipo, a fuoco, fa fumo, butta. Vediamo un po'. Umana. Questi sono stati curati, già sono sistemati, penso. Andiamo. Wow. Com'è finita qua? Ah, una alla volta, va bene. Si sono buggati? Facciamo così. Tolgo priorità a te. Tolgo priorità a te. Una alla volta, per forza. Ok, così dovrebbe andare. Non riesco ad entrare, questo è un problema. Allora, vediamo un po' se possiamo risolvere il problema. Perché non riescono ad entrare? Servono delle porte, tipo. Ah, è entrato, sono entrati. What? Però il paziente poteva morire. Cazzatissimo lui. Tipo, oh, sto morendo, dice, non posso fare niente. Devo capire molte cose, tipo per esempio se volessi creare un'altra porta, che dovrei fare? Ok. No, non voglio creare una cosa, voglio una porta. Non si può. È solo una porta. Da qua bloccati tutti. Che ha fatto? Che ha fatto questo? No, voglio uscire, ok. Oh cazzo. Dottore c'è, buh? Che ho combinato? Quanto danno. Vai, vai, lavorate in due, che ne so.
Combinato danno, devo lasciarli fare e basta. Allora, il mio amico, questo qua è morto praticamente. No, scherzo. Devo fargli lavorare. Non capisco, ci sono cose che devo ricapire. Per il momento facciamo... Ah no, è quella velocità. Game speed. Okay. Director Heal? Some mean looking mollusk just entered the hospital. Yes, Mary. Those are vomitons. They'll bite any sapiens they encounter, causing their victim to evacuate their guts directly onto the floor. Director, Mary is perfectly capable of dispatching these vomitons himself. But if you fancy it, you can use the station's coils to eject the pests from our mortal coil. Just a little death-based pun for your private enjoyment. Ah, entrate, porca miseria, bravo. Mi servono qualcosa per mangiare questi, mi sa. Vengo qua. Dovrebbe aver finito. Vabbè, ancora ci vuole un po'. Ok, si è proprio come The Sims, c'è pure la velocità, perfetto. Colpo di lag, ma penso sia dovuto a me. With our new colossal regeneration fluids and waiting in your docking bay. Let's get them sent out. I can't wait to see if this works. If it doesn't, we may all be going to jail. Ah. Exciting. Ops. Ho cliccato. No, non devo andare di qua. Devo fare questo. Poi vado di qua e faccio così. Ok. Che così almeno ci perdiamo. Keep an eye on the display, director. We'll see the fruits of our labors any moment. Ah, visto, è curato. Adesso è tornato buono, ecco. Tempo che torna la navicella, di nuovo. Quindi, velocizziamo. Ah, ok. It felt like there was something different about you. And there's the proof. Before I go, I collect trinkets. Things traded or earned. I find these exchanges build interesting bonds between cultures. Have some of this stabilizing solution as thanks. Che gentile. Tre soldi, altra roba e... New blueprint. Ok, blueprint. Oh. I'm off. Thank you, Galacticare. I'm sure we'll see each other soon. Well, we've just treated a higher dimensional talking cetacean. I'm going to hold my breath until my heart rate comes down and map out these new organs. Maybe I'll name one after you. A delightful performance to watch, Director. The stabilizing solution Baz gave us has remarkable properties. It'll fully replenish the health of any patients you use it on. Rather handy if there are specific people you'd rather didn't, die. Should you ever have need of more, you can make use of the craftium we've been collecting to fabricate them from the inventory panel. Okay. Però io sto vedendo qua delle cose. Questi qui hanno bisogno. Provide the best possible healthcare service, and we're constantly evaluated by a system known as hospital rating. Open the hospital rating panel now, and let's have a browse. La Z, ovviamente. Ma si può mettere fuori? No, dentro.
Devo mettere Buzz come scritta, come posso fare? Di qua. Ok. Ora c'è scritto open. Ok. Ma qua? Oppure era questo che lo devo fare, o questo. O questo. Il dubbio li prendo tutti. Perfetto. Cosa dovrei... Management 3. Training, open hospital rating bo- ah. Cioè io ho ingrandito tutto, però non ho capito cosa che... Ma lì fuori non si possono mettere queste cose, ok. Non ho capito cosa che devo fare. Qua è aperto, funziona. Ah! Scusa, ho capito, scusami. Rating bottle. Questo intendeva lui. Welcome to the hospital rating screen. Here we can review everything that's wrong with your hospital. Not to worry, should it be terribly deficient, there are plenty of pro tips to explore in these various tabs. On this summary screen, è una cosa che avevo già fatto. Complaints, as well as admire the potential rewards you can earn. Ok. A 3 stelle, ok. Va bene. Ci mancano decorazioni ordinarie, posti a sedere. Chiaro. Something about investing in people. What a novel concept. The training room is an environment in which our staff can gain experience with safe, gentle, ethical brainwashing with the memories of experts in their field. It can be much for their neuroplasticity to fully absorb. Va bene, proprio giusta come cosa, eh? Actually belong to them. Okay. Nothing too serious though. Va bene. People can be trained with other people's memories? Esatto. Can I go? No. Ecco, sapevo. Let's get a training room built so we can help our staff become their best selves, whether they like it or not. Sai cosa? Quanto ci vuole? Non ho visto, era un 3x3. Posso metterla qui, tipo. Facciamo un tentativo. Yes. A fine, fresh training room. Now, let's teleport a doctor in. They'll begin training immediately. Figo. Si può prendere proprio prendi e metti. Fantastico. Vediamo quello che succede.
stop it? That's a Solok. Director, these critters are entirely harmless. Che palle. A large number of credits into our account when you catch them. That's why they can open account. Ma valgono soldi. Solar car, tratted by Glean and Tidy car. Ok. Figo. Soldi gratis, cioè, tipo rimani senza soldi, capito? In quel senso lì. Eccola. Ok. Hello again, Galactica. I thought I'd pop back in and offer you some of my wares as thanks for helping out. Okay. I'd exchange any item for some credits. And just for you, there's always a freebie. Right now, I've got a holodock, I think you call it. Oh, and I've also got a medibot. Found him adrift in space a while ago. 30k. Purchase an item and I'll transport it over to your inventory. As for the holodock, I must insist that you take it. It keeps popping into existence inside my spleen. Ok. Bellino. Ma posso comprare io roba? Tipo che so. Perfect. Questo cos'è? Spendo soldi che non ho, tipo. A fine invention. Vabbè, compriamo questo e basta. Always love a good trade. Ho preso una marea di soldi che nel, sono nel tutorial, non dovrei, che loro non mi hanno detto di spendere questa roba, però ok. Can be used to upgrade your rooms, keep your corridor clean, and even rescue patients from them. Okay. Ah. Andiamo un po'. The hollow dock emitter Baz has gifted us is a valuable piece of kit. A room upgrade. Place it in one of our treatment rooms and it'll kick into action. Andiamo un po'. Holodocks are driven by advanced predictive AI. They're not sapient and thus require neither pain nor rest. This would make them perfect doctors if not for the limitations on their AI, which prevent them from learning or demonstrating any personality whatsoever. The advantages do make them excellent corporate executives, however. Continua a dirmi che gli manca. One of our doctors has leveled up. Let's take a closer look. Select the menu ready. Okay. What's up? Level 1 doctors will start out as trainees, and upon reaching level 2, you're able to assign them an expertise. Lui se ne va qui. Far more effectively in one specific skin lab, se non sbaglio. Select an expertise to continue. Bye. Here you can see the options for this doctor's ears a fine choice. Oops. Try to assign experts to the relevant rooms. It'll help keep your patients alive and your workforce content. Altra cosa che devo mettere. Esatto. Director, something we haven't yet covered is medibot modes. Hey, that's me. Yes, it is, Medi. Well done. Director, select a medibot to continue. Ok. Quello che sto pulendo che mi sembra bravo. Here we can see the configuration of this medibot. Adjusting this will focus them on specific tasks. You can also use this window to change the appearance of your medibots in the event that you share that particular fascination with our previous director. Lol. Ok, lui è il top. Priority room maintainment, priority corridor maintaining. Clean, tu sei stato bravo a cura, pulire, pulire. We've completed our orientation protocol. Excellent work. Oh. Yay! Vogliono qualcosa comunque questi. Che è questo? Tipo cos'è? Potrei mettergliela anche qua, tipo. Ok.
We're receiving a call from Dorian Salazar, the CEO of Salazon. Quante robe, sono un sacco di chiamate, porca miseria. Comunque, oh, guarda, qua quello che abbiamo... Siamo arrivati a un'ora di gameplay in circa. Attacca, che figata. Prima di chiamare di rispondere, per favore. Dorian Salazar is on the phone. He's a corporatist of some notoriety. So dammi tempo di migliorare un po' questo posto, per favore. Ok. This is Dorian Salazar, CEO. With which space creature am I speaking? Mr. Salazar, a very fine day to you, sir. You're through to the director's office. If you're... A robot? Well, that's a daring hire. Listen well, computer boy, to my terrible problems. My workers were performing an orbital trash discharge, and in a totally unforeseeable disaster, they were coated in unknown sludges. After they completed their assigned shifts, an intern noticed that their bodies had warped into some manner of transparent slime. Here, then, is my offer to your fine company. If you're able to keep some workers alive for their shifts tomorrow, I'll send you some space money. Of course. We'll send over a contract, and then we can... That won't be necessary. Good luck to you, and goodbye. Well, that's delightful. Director, it sounds like we're in for an influx of emergency patients. Ok. Ah, sta arrivando tra 29 secondi qui. Too much time, secondo lui. Poi voglio costruire anche qua. Qua ci sono soldi. Però rispetto un attimo il tutorial, poi gioco come voglio. Anche se per rispettare ho fatto un po' i miei cavoli a volte. Ho un po' buildato anche cose belline. Mamma mia, che cosa assurda. Se lo mangia e crea l'osso, guarda, guarda come lo crea. Ma che cosa assurda. Director, the emergency patients from Salazon are now arriving, and they're in a wretched state. We'll be lucky if most of them don't drop dead in the corridor. Questo? Let's save as many as we can. Be sure to prioritize them so they're seen to as quickly as possible. And I think now's the time to use that stabilizing solution we received from Baz. Gli servirebbe tipo... Da quello che mi ha fatto capire. E qua c'è già. Ok. Vabbè, sono optional quelle robe lì. C'è un altro che non mi sono perso? Quello qua. Cioè, vi abbiamo più stanze, più robe. Emergency. Vabbè, questo faranno. Questo lo stiamo già facendo. Aumentiamo la velocità. Ah, ma lo posso fare manualmente?
Sì, lo posso fare manualmente. Ah, proprio come The Sims. Bravissimi. Le mie aspettative le hanno rispettate al massimo, comunque. Diverso da come, come su The Sims che fai con le freccette. Qua probabilmente premi la levetta analogica, a quanto pare. Che sta morendo quello, che succede? What's happening here? Salvateli, salvateli. Rest in peace to that plucky fellow. I pretend to be angry about their excruciating death, but I think we... Ma come l'ho ucciso? Ma porca puttana. Vabbè. Vai. Cos'è che non stiamo facendo di giusto? È prioritario. Ha poca vita. Sta morendo praticamente. E io che ci posso fare? Da quello che sta rovesciando, mamma mia. Oh. Connect them with grain. Ah. Ma si è rotta, che è successo? Fermi. Fermati. Che cazzo, sono morti due pazienti addirittura. Come dovrei aggiustarla? Hold to edit room. Messa giusta? Sì. Ok. La madonna, ci vogliono così? Vabbè. Ma curare li ho curati? Io non capisco. Ma si è rotta di nuovo. Perché? Mi muoiono tutti, tranquillo. This is Dorian Salazar expressing some legally mandated gratitude that you managed to save one of those workers. Their colleagues appreciate you. Keep it up and so on. Ma forse era fatta apposta che ne moriva, ne morisse qualcuno, forse. Forse. Ma qualcuno si è salvato almeno, almeno questo dice. Dottore, qui. Ok. Questa è una priorità, porca puttana. Cioè si possono rompere anche queste cose. Unbelievable. Non ci posso credere. Vai, dai, curateli. Devo potenziare anche la bravura dei dottori, per forza. Ci stiamo avendo questi problemi anche per questo, suppongo. Hi there. Mm.
Ah, stanno, sta curando, ok. Andiamo. Niente. Tocca all'altro. L'unico trofeo che ho fatto è stato quello del primo morto, praticamente. Non più possesso vedere, ma abbiamo un sacco di soldi. Sai che c'è? Siccome voglio essere sicuro che ci sia successo, a quanto pare stiamo avendo difficoltà. Ci vuole troppo tempo, più che altro. Prendiamo altre stanze. Un'altra stanza diagnostica, ovviamente. Porta qua. Three of those workers have now informed us that they'll be ready for work in 2 hours. Rather better than expected, Galacticares. Saves us a good bit of time on ordering new interns. E poi recludiamo un nuovo dottore. La mettiamo qua. Poi ricominciamo. 3 room lo facciamo dopo. Skin lab. Galacticares will barely have to pay any compensation to their aggrieved relatives. Your dosh is in the tubes, along with a coupon for my preferred moustache oils. Poi. No. Sorry to interrupt, Director. Just a reminder to claim your rewards. Sì, dammi un attimo. Non ho messo lo spazio per cospare le cose, però ok. E potevo farlo molto meglio di così. Welcome to Galactica. Ah. Right, Director. I'm up to my pineal gland in new data. Either that or I'm overdosing on hypercaf. I'm going to dive right into genome mapping Baz. His cells keep phasing through the collector, so it might take a bit of tinkering. Heal will apprise you of our next job. But for now, thanks for making this real. You're bringing our dream to life. Now, let's change the galaxy. Excellent work, Director. Ms. Orion seems thrilled, and we've already booked another contract. A music festival in Earth space, if you can believe it. What's a music festival, Heal? In this case, Medin, I dread to imagine. Earmuff mode on standby. I'd rather your circuits weren't blown out by exposure to Odin harsh noise. La Terra! Director, should you prefer to hang about and continue working in your fine hospital, we'll remain on site with you until you choose to move on. Stay here per il momento. As you wish, Director. Whenever you're ready to leave, simply return to the galaxy map and we can move on to our next job. Allora, aspetta un attimo. Ah, quindi si continua a giocare per avere ricompense, quella che abbiamo visto in base al come è migliorato, a come, no, no, come è migliorato, alle stelle dell'ospedale, quindi
Quindi, però noi ci fermiamo qui. Start. È proprio come mi immaginavo. Bello, bello, bello. E questa è tipo è la campagna praticamente. Abbiamo fatto solo il mega tutorial. Non vedo l'ora di continuarlo. Per il momento ci fermiamo qui. Ci becchiamo alla prossima. Penso di continuare a portarlo qua in live, questo qui. Ah, guarda qua. Capitolo 2, vedi? Babylon Gateway, questo non so cosa sia. Ecco, vedi, poi penso che con la modalità sandbox... Ma posso credere che cambia pure... Perché qua eravamo sulla Terra. Questa non è la Terra. Ah, ma bellissima. Quindi questa sarebbe tutta la galassia, quindi con i vari pianeti e le varie... No, bellissimo, bellissimo. Va bene. Continueremo la prossima volta. Alla prossima.